diventando grande. Sono soltanto un bambino, 4 anni ogni giorno divento più grande. Sono Caillou e mi piace esplorare, ci sono tante cose da fare. Scopro ogni giorno cose nuove, tutto mi insegnano mamma e papà. Se non mi fanno giocare, quanto mi passa. Sono Caillou. Sono io. Siete pronti per ascoltare una storia? Guarda come sono carini questi orsetti. Questa storia si intitola Caillou e la maglia con gli orsetti. Tu resta seduto qui, capito? Sei pronto? Brum, brum, alla paperella, alla paperella anch'io. E va bene. No! Caillou non riusciva proprio a credere ai suoi occhi. Rosie aveva addosso la sua maglia preferita, quella con gli orsetti. C'è Caillou? Rosie si è messa la mia maglietta, quella con gli orsetti! È troppo piccola per te, perciò l'ho data a lei, cara. Non è vero! Non è troppo piccola per me! La voglio e via! Questa mi serve un attimo, Rosie. Ma io resto nuda! Poi ti metterò l'altra con i topolini, va bene? Visto? Mi entra ancora, mamma. È perfetta. Oh, se lo dici tu. Ti faccio il solletico. Smettila, Rosie. Povero Caillou, il tappeto gli faceva prudere la pancia e la maglietta non gli stava nei pantaloni. Forse era davvero troppo piccola per lui. Ma all'improvviso a Caillou venne un'idea. Caillou pensò di fissare la maglietta con lo scotch. Era troppo lungo. Caillou era molto triste. La maglietta con gli orsetti era diventata troppo piccola per lui. Non avrebbe più potuto metterla. Caillou? Questo sei tu con la tua maglietta con gli orsetti. Che carino, compivi 2 anni. Com'ero piccolina, mamma! Guarda, ce l'avevo anche lì. Avrei dovuto chiedertelo prima di darla a Rosie. Questa maglietta ti piaceva così tanto. Sì, e a Caillou piaceva ancora. Ma lui sapeva di essere cresciuto e di non poterla indossare mai più. Se vuoi, puoi tenerla per ricordo di quando eri piccolina. Ho un'idea, la metterò al mio orsacchiotto. Mi piace questa idea. Orsetto, sei bellissimo con questa maglietta. Carino! Venite, bambini, è ora. Qual è la storia di oggi, nonna? Non lo so, lo scopriremo insieme. Che cosa avrà combinato il nostro Caillou? La storia di oggi si intitola Caillou e la giornata piovosa. Dobbiamo andare a fare la spesa, Caillou. Ma sta piovendo forte. Copriti bene o ti bagnerai. Ah, non vedo l'ora di saltare nelle pozzanghere. Oh, questo va nell'altro piede. Vieni, ti aiuto a metterla. Non importa, ce la faccio da solo.
Ah! Ce l'ho fatta! Bravissimo! Ora non resta che abbottonarlo. Su, andiamo! Ma Caillou si era dimenticato di fare una cosa molto importante. Mammina! Sì, tesoro? Mi dispiace, ma mi è venuta voglia di andare in bagno. Dai. Ti aspetto qui. Caillou si incamminò verso il bagno, ma nel corridoio qualcosa richiamò la sua attenzione. Brum! Brum! Sta attento! Brum, brum, brum. Caillou! 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 Sì, papà? Ma che cosa ci fai qui? Io stavo... stavo andando al bagno! Oh no! Me ne ero quasi dimenticato! Scusa, papà, ma mi sta scappando! Papà, guarda, questo è un aereo! Posso vedere il tuo aereo, per favore? Ora facciamolo atterrare in aeroporto, va bene? Sarà ancora qui quando tu tornerai. Ah, non ti sarai dimenticato della mamma, vero? La mamma! Oh, l'avevo dimenticata! La mamma mi sta aspettando! Caillou tornò giù di corsa da sua madre. Ma quando arrivò alla porta, sua madre metteva via gli impermeabili. Mamma, eccomi! Oh, ora non dobbiamo più uscire. Sì, certo che dobbiamo, ma guarda. Il sole splendeva e a Caillou e alla mamma non servivano più gli impermeabili. Ma c'erano ancora tante, tante pozzanghere. Questa va di qua e invece quest'altra va di là. Mammina! Guardati i piedi, hai dimenticato qualcosa. Evviva le pozzanghere! Guarda, mamma! Lo so che sono divertenti, ma ora dobbiamo sbrigarci, tesoro. Oh! Sai che cosa facciamo? Ci inventiamo un gioco, il gioco delle orme. Guarda. Dovete essere molto stanchi dopo la partita. Venite a sedervi qui. Vi leggerò una storia. Oh, bambini, guardate qua. Anche Caillou sta giocando a calcio. E infatti la storia si intitola Caillou gioca a calcio. Caillou era molto eccitato perché il suo amico André veniva a giocare a calcio con lui. Caillou, non vedi che fai rumore? Cosa stai facendo? Caillou, cosa stai facendo? Niente. Niente? Sto aspettando André. Sì, lo so. E noi due giocheremo a calcio. André è bravissimo, sai, mamma? Sì, lo so. Ma dimmi, si può giocare a calcio dentro casa? Sentiamo. No, mammina. Caillou decise di allenarsi prima che arrivasse André. Caillou, guarda chi c'è. Tirate! Passamela! Come sei forte! André, tu giochi veramente bene, lo sai? Tocca a me! Ricordi quando hai imparato a pattinare? Certo! Bene, ti sei allenato molto prima di diventare bravo, vero? Mm-mm. Tieni, prova di nuovo. Caillou era mortificato. Lui voleva far vedere ad André quanto fosse bravo a pallone, ma non riusciva a
calciare bene il pallone. Basta, io non ci voglio più giocare! Andiamo, Caillou, ce la puoi fare! No, non ci riesco, è troppo difficile per me! Dai, prova ancora una volta! Caillou! Caillou accettò di provare ancora una volta a calciare. Riprova, Caillou, ce la puoi fare! D'accordo! Rosy! Vogliamo giocare anche noi? Segnato di nuovo! Bravo! Ora che aveva fatto gol, Caillou si sentiva un vero giocatore di calcio. Siete pronti per una bella storia? Sì, certo! Dunque, vediamo che cosa ha fatto di bello oggi Caillou. La storia di oggi si intitola Caillou e il suo papà. Ciao, ciao, mammina! Ciao, tesoro! Mi raccomando, non combinate guai voi due. Ciao, ciao! Ah, è quello che ci voleva. Una buona tazza di caffè nero. Molto buono. Ricordi il nostro piano segreto, Caillou? Oppla! Tu credi che alla mamma piacerà il suo scaffale? A Caillou piaceva molto passare il tempo con suo padre così, solo loro due insieme. Bene, non appena si sarà asciugato possiamo fare... Oh, oh no! Per prima cosa, caro, sei sporco di vernice. E anche tu, papà. Oh. Sì, hai ragione. E seconda cosa, ho dimenticato la vernice blu, che va dopo la prima mano. Ah, ora ti dico che cosa si fa. Dobbiamo sistemare subito le cose. Ecco cosa dobbiamo fare. Sì! Ecco fatto. Sei pronto, caro? Sì! E adesso andiamo a sistemare l'ultima cosa. Che colore pensi che le piacerebbe? Questo qui. Bene, approvato. Abbiamo sistemato tutte le cose, papà? Sì, ci puoi scommettere. Caillou e suo padre decisero di mangiare un bel hot dog per pranzo. Ciao! Siamo tornate! Caillou! Caillou! È asciutto, papà! Oh cielo, cosa avete combinato voi due? Abbiamo sistemato le cose, mammina! Guarda! Oh, uno scaffale nuovo, è proprio quello che volevo! Ma aspetta un minuto! Sembra che io abbia anche un libro nuovo! L'ho fatto io, mamma! Non è vero! Sì, è vero! Non è vero! Sì, è vero! State di nuovo litigando, eh? Perché non la smettete e ascoltate invece una storia di Caillou? Oh, ma guardate un po'. Sembra che anche Caillou e Clementine stiano litigando. La storia di oggi si intitola
Caillou litiga. L'amica di Caillou, Clementine, veniva a casa sua a giocare e lui stava preparando i suoi giochi. Caillou! Caillou! Su, scendi, tesoro, è arrivata Clementine! Ciao, buongiorno, Clementine, accomodati. Saluta Caillou, dai. Ciao! Fai la brava bambina, Clementine, e non litigate. Sì, mamma! Non dare fastidio, mi raccomando. No, mamma! Io sono sicura che andrà tutto bene. Accomodati, Clementine. Sì! Wow, quanti giocattoli che hai portato! Caillou voleva giocare ai dinosauri con Clementine e le voleva spiegare esattamente come voleva costruire una casa per loro con i suoi mattoncini colorati. Giochiamo alla famiglia! Io sarò la mamma e tu sarai il papà! Caillou non trovava che quel gioco fosse divertente. Io voglio giocare con i miei dinosauri! Un orsacchiotto e un coniglio! Loro saranno i nostri figli! Quello è il mio orsacchiotto e quello è il mio coniglio! Caillou non voleva che toccassero il suo orso e il suo coniglio senza permesso. E ora gli preparo un buon tè. Su, vieni a sederti. No, ridammeli subito. Quelli sono miei. Non essere sciocco, Caillou. Vieni a sederti e gioca con me. Io non voglio sedermi e non voglio giocare con te. Cosa c'è che non va? Io non voglio giocare alla famiglia. Io voglio giocare con i dinosauri. D'accordo, va bene. Allora i dinosauri saranno i nostri. A Caillou non piaceva neanche quest'idea. No, io non voglio più giocare con te. Tu non mi piaci più, vattene. Mamma! Cos'è successo, Caillou? Dov'è la tua amichetta, caro? A me non piace più, Clementine. Lei ha preso il mio orso e il mio coniglio. Beh, cerchiamo di trovare una soluzione. E ora fate subito la pace come due buoni amici. Scusa, Caillou. Tocca a te, tesoro. Scusami tu, Clementine. Su, venite, entrate. Il fratello di Clementine, Billy, era un campione di baseball. E Caillou era così felice tutte le volte che lo incontrava. Ciao, Billy. Ciao, Caillou. Andiamo a giocare. Tu diventerai un bravo lanciatore, Caillou. Venite, c'è la limonata. Ehi, facciamo una gara! Ehi! Caillou, tu e Clementine siete molto bravi a baseball. Dovremmo giocare più spesso, sai? Oh sì, voglio giocare di nuovo con te e Clementine anche domani. E anche dopodomani e anche dopo di dopodomani. Adesso dove si saranno nascosti quei monelli? Eppure è l'ora della storia. Dunque, vediamo. Che avrà fatto di bello oggi, Caillou? Vediamo. La storia di oggi si intitola Caillou e il nascondiglio speciale. Tutto cominciò quando la nonna e il papà di Caillou partirono per alcuni giorni. Caillou e Rosie stavano con la loro nonna e il loro nonno. Caillou, dove sei? Sei qui dentro? Non c'è, non riesco a trovarlo. Forse si sta nascondendo, guarda bene di nuovo. Ma chi c'è lì? Diamo un'occhiata. Strano, somiglia molto a Caillou. Nonno, nonno! Cosa ci fai lì dentro? Stiamo un po' tutte queste scatole. Su, togliamo anche questo da dentro. E ora prendiamo questo piccolo monello. Grazie, nonno. Mi spieghi che cosa ci facevi lì dentro, Caillou? Io stavo cercando un nascondiglio speciale. Stavi cercando un nascondiglio speciale. Questo mi ricorda una cosa, sai? Caillou era curioso di sapere di che cosa si trattasse. Sai mantenere un segreto, Caillou? Sì, certo, nonno. Bravo. Io so dove trovare un nascondiglio speciale. È in giardino. A te va di vederlo? Ero sicuro che l'albero giusto fosse questo.
Ma se non era da questa parte, allora deve essere da questa. Su, entra, dagli un'occhiata. Allora, com'è? Questo è il nascondiglio speciale più speciale di tutto il mondo, nonno. Grazie, nonnino, è fortissimo. Se vuoi, puoi tenerti la torcia. Wow, davvero posso? È ora di dormire, Caillou. Ora vengo a darti la buonanotte. Caillou, aspetta, Caillou. No, tu non puoi venire con me, Rosy. Quello era il nascondiglio speciale di Caillou e perciò lui non voleva che lo conoscesse nessun altro. Wow! Caillou, sei lì dentro? Sarà meglio che torni a casa. Tuo padre sta venendo qui a prenderti. Guarda, 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 ancora non ci posso credere. Che cos'è? Wow! Che tu ci creda o no, Caillou, con quel giocattolo ci giocavo io quando ero un bambino come te, lo sai? E quando io ero un papà e non ancora un nonno. Devi averlo trovato nel mio nascondiglio speciale. Ma adesso sarà il tuo nascondiglio speciale. Sì! Questa storia racconta quando Caillou imparò a pattinare. Accadde un giorno d'inverno, già, proprio come oggi. Da quando Caillou vide una partita di hockey con suo padre e sua madre, volle imparare a pattinare. Così suo padre fece una pista di pattinaggio nel giardino e comprò a Caillou il suo primo paio di panni. Tira e segna! Io voglio diventare un giocatore di hockey! Va bene, ma prima devi imparare a pattinare. Sarò il pattinatore più veloce del mondo! Guarda, mamma, quello lì è caduto! E così pattinerò con il campione del mondo, sarà fantastico! Guarda, presto imparerai a pattinare così! Certo, ma la prima cosa che devi imparare è come stare in piedi. Caillou scoprì che pattinare non era così facile come poteva sembrare. Oh, Caillou! Questa ti aiuterà ad abituarti. E ora sei pronto per pattinare? No, io non voglio pattinare più, è troppo difficile. No, lo so che non è facile, ma sono orgoglioso di te perché hai provato. Facciamolo ancora, dai. Caillou era stanco di cadere, cadere, ma accettò lieto di provare ancora una volta con il suo papà. Sì, voglio continuare a provare. Bravo, tesoro mio. Stai andando benissimo, Caillou. Oh no! Guarda, papà! Ci riesco anche senza! Oh! Sì! Guardatemi! Va tutto bene, Caillou? Caillou, stai pattinando! Tu stai veramente pattinando! Guarda, mamma! Sto pattinando da solo! Ehi, chi vuole della cioccolata? Dopo tante cadute, Caillou finalmente imparò a pattinare. Beh, quasi. Oh! Mamma, papà! Sì, tesoro? Alla prossima lezione ti insegnerò come fermarti. E poi andremo a comprarti una bella mazza da hockey. Ah, oh, una mazza da hockey?
Bambini, su, svelti, venite, ora! Caillou non ha un'aria molto felice e io non capisco perché. Come si intitola la storia di oggi? Vediamo. Caillou gioca a fare il circo. Hai fatto davvero un ottimo lavoro. Come mai già in piedi? Non voglio arrivare al circo in ritardo, papà. Al circo? Oh no, Caillou, non dobbiamo andarci oggi. Il circo arriva domani. No, no, arriverà oggi. Mi ero anche vestito da solo. Il circo deve arrivare oggi. Vieni, Caillou, aiutami a preparare la colazione. No, non voglio venire. Caillou era davvero arrabbiato perché quel giorno non sarebbe andato al circo. Caillou, smettila di fare i capricci. Hai svegliato tua sorella. Ora vieni di sotto immediatamente, va bene? Anche il papà di Caillou si stava un po' arrabbiando. Perché non posso andare al circo? Io voglio andare al circo! Voglio andare al circo! Preparo il pane tostato. Possiamo tagliarlo a forma di papera come fa la nonna? No! Io non voglio fare la papera! Beh, allora... Aspetta, mi è venuta una bella idea. Possiamo tagliarlo a forma di animali come quelli del circo, no? No, un momento. Prima dobbiamo fare un'altra cosa. Sai qual è la prima cosa che fanno in un vero circo? Vediamo se lo indovini, eh? Fammi pensare... È la parata, vero? Giusto, indovinato! Le uova le prendo io! Oh, se volevi le uova strapazzate, bastava dirlo. Non è stata colpa mia. Sì, lo so, Caillou. Non è stata colpa di nessuno. È stato soltanto un incidente. Oh. Papà, il pane tostato! Oh, scotta, 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 oddio! Scotta. Tu dovresti lavorare nel circo, papà. Sei un bravissimo giocoliere. E Rosie può fare il pagliaccio. Che succede qui? Stiamo facendo il circo! Vuoi fare la parata con noi, mamma? Oh, sì! E tu sarai la signora che doma i cavalli, no, non credo proprio, caro. Preferisco essere la signora che ritorna a letto. Bambini, c'è giusto il tempo per una storia. Siete pronti? All'epoca Caillou aveva soltanto 3 anni. La storia di oggi si intitola Caillou nella vasca da bagno. No! Caillou, è ora di fare il bagno. Su, vieni qui, Caillou, non voglio giocare con te. Caillou non voleva mai fare il bagno. Ma dov'è finito? Dove si sarà nascosto quel monello? Oh! Sei lì sotto, vero Caillou? Ah! Ora ti ho preso. Su, vieni a fare il bagnetto. Non mi va di fare il bagnetto, no, no! L'acqua scotta troppo, mamma! E va bene.
Ma dove vai così di corsa, giovanotto? Io voglio andare a giocare e basta! Puoi giocare anche dopo. Prima fai il bagnetto. Devi essere pulito. Devi essere pulito! Io non voglio essere pulito! Ah! Pulirmi non mi piace! Facciamo un po' di bolle di sapone? No. Sì, è un'ottima idea. Le bolle di sapone sono divertenti, Caillou. No! Parla anche tu. Hai visto quante bollicine? A Caillou venne voglia di giocare con la sua paperella, che però era rimasta nella cameretta di Rosie. No, no, un'altra volta! Caillou, torna nella vasca! La mia paperella! La mia paperella fa le bollicine! Fa molte bollicine! Fa una montagna di bollicine! Questo ti può aiutare a farne di più. Così Caillou scoprì che l'ora del bagnetto poteva anche essere molto divertente. E scoprì come fare tante bollicine. Ehi, guardatemi! Io so come fare tante bollicine! Ehi, ma dov'è Caillou? Eccomi, papà! Sono qui! Dov'è la mia paperella? Non ti preoccupare, paperella! Io ti salverò! Caillou scoprì che l'ora del bagnetto poteva anche essere l'ora dello schizzo. Avanti, esci. Vieni ad asciugarti. No, non voglio uscire. Io voglio giocare nella vasca. Va bene, vuol dire che giocherai nella vasca anche domani. Sì, io e la paperella e farò tante altre bollicine. E da quel giorno a Caillou piacque tanto fare il bagnetto.